Allora, siamo a posto. Buon pomeriggio a tutti voi che siete venuti qui per un tempo di ascolto e riflessione. Prima di iniziare, però, desidereremmo fare un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime del Sinai e le vittime delle donne che hanno subito violenza. La prima cosa che mi piace dire è ringraziarvi per essere qui insieme a cercare nuovi orizzonti e nuovi cammini. E poi ovviamente il secondo ringraziamento va ai nostri carissimi e generosi amici Andrea Grillo e Paolo Ricca, rigorosamente in ordine alfabetico. E che qui mi tocca il presentarli, ma qua io sorrido perché in primo luogo entrambi sono più che noti a tutti voi. E poi io ritengo che loro, che non voglio chiamare relatori, ma piuttosto nostri animatori, siano delle persone che non possono essere chiuse dentro le usuali caratteristiche con cui si fanno le presentazioni nelle conferenze o nei convegni. Loro fuoriescono e fuoriescono per un motivo semplice, che sono figli del vento. Oggi sono qua, domani sono là, vanno dove li sospinge lo spirito per donarci la loro conoscenza profonda e viva. Oggi fortunatamente sono qui con noi, per nostra fortuna, per aprirci fessure, come direbbe Don Angelo, fessure attraverso le quali spiare la bellezza di un oltre per farci affascinare e anche sorprendere, ma altresì per vedere la nostra immobilità, le chiusure dei nostri pensieri, delle nostre tradizioni ed anche delle nostre astrazioni e codificazioni. È tempo. E questo lo faranno benissimo, di togliere quelle pesanti pennellate che si sono sovrapposte lungo il cammino della storia. Perché oggi, lo sappiamo tutti, è tempo di togliere, non di aggiungere. Togliere tutto il colore che nasconde. E noi quindi la dobbiamo ritrovare, la novità del racconto di quelle cene fatti di gesti e di parola. E prima di dare la parola a loro, voglio ricordarvi che su quel banco là in fondo, su quel tavolo, potete trovare, oltre delle cartelline con dentro dei bellissimi articoli che abbiamo trovato, anche i libri, gli scritti dei nostri due animatori, così da approfondire la loro conoscenza. E adesso do la parola per primo al professor Paolo Ricca e io mi zittisco.
Grazie per l'invito, grazie per l'occasione naturalmente di parlare di un tema che vedo che vi sta a cuore, vedo che vi sta a cuore e sta a cuore anche a noi. È molto bello che ci sia una partecipazione così ampia, così variegata, così corale intorno a questo tema, che è il tema di quella che il Nuovo Testamento non chiama, come la chiamiamo noi, Santa Cena, non la chiama, come la chiamiamo noi, Eucaristia, la chiama Cena del Signore. E è molto triste che questo nome sia praticamente scomparso dal linguaggio ecclesiastico fino a tempi molto recenti, perché appunto si è sovrapposto al nome biblico di questa cerimonia, di questo momento di vita comunitaria, si sono sovrapposte le interpretazioni delle chiese e hanno quindi abbandonato quel nome che sarebbe stato molto opportuno ricordare, proprio perché la cena del Signore è diventata la cena delle chiese e non la più la cena. E diventando la cena delle chiese, che cosa è successo? È successo quello che sapete, e cioè che le chiese hanno proiettato sulla cena del Signore le loro divisioni. E quindi è nato quello che in un libro che ho scritto ho chiamato l'apartheid eucaristico, che caratterizza la cristianità non solo contemporanea, da 1000 anni caratterizza la non comunione tra le chiese d'Oriente ed Occidente, da 500 anni caratterizza la non comunione tra protestantesimo e cattolicesimo romano. Ecco. Non era sempre così. Dunque, perché la Chiesa, perché la cena del Signore è diventata Chiesa, cena delle Chiese? Perché? Perché le Chiese hanno considerato la cena loro proprietà. Siccome la amministro io, secondo il linguaggio tradizionale, amministrare i sacramenti, siccome la amministro io, sono io che la possiedo, la faccio mia. Non sono più nella posizione del servo che serve alla mensa, ma non è lui il padrone della mensa. Invece è diventato padrone della mensa. Il ministro è diventato padrone della mensa. Non è la messa, non è l'Eucaristia che fa il prete, è il prete che fa l'Eucaristia. Ecco il primo stravolgimento della cena del Signore.
Non è la cena che fa il ministro, è il ministro che fa la cena. Capovolti i rapporti. Uno. E due, l'interpretazione della cena, cioè che cosa succede quando celebri la cena del Signore? Che cosa succede quando celebri l'Eucaristia, la Santa Cena? Chiamalo come vuoi. Che cosa succede? Te lo dico io. Lo so. Lo so. Ah, wow. E te lo dico io, te lo spiego io. Cioè, l'interpretazione della cena si è sovrapposta alla cena tanto da diventare inseparabile dalla cena stessa. Cioè, se tu partecipi alla cena, devi partecipare alla cena così come la capisco io, non come la capisci tu, come la capisco io, che amministro, che sono il padrone. Quindi questi sono i due fenomeni che hanno trasformato quella che era la cena del Signore in cena delle chiese, la privatizzazione e la sovrapposizione, la privatizzazione clericale, diciamo la parola giusta, la privatizzazione clericale del sacramento, di quello che è, del rito, e la sovrapposizione dell'interpretazione teologica, cattolica, protestante, come tipo ortodossa, qualunque essa sia, la sovrapposizione sul rito, in modo che tu non puoi più ricevere il rito se non ricevi anche l'interpretazione che di questo rito viene data. Ma come dicevo, non era sempre così, perché sostanzialmente, per quanto concerne l'interpretazione della cena, fin dall'origine si può dire, non posso dire proprio dal Nuovo Testamento, ma forse anche già nel Nuovo Testamento, un sintomo, vi dico solo un sintomo. Soltanto Luca e Paolo, tra gli scrittori del Nuovo Testamento, dicono che questa cena deve essere celebrata in memoria di. Gesù non lo dice né secondo Marco né secondo Matteo, lo dice secondo Luca, lo dice secondo Paolo. Questa memoria, bellissima, importantissima, potrebbe essere già il frutto di una interpretazione, cioè che il rito non è che accade chissà che cosa, accade il fatto che è una memoria, un modo per ricordare quello che è successo in modo particolare nella croce di Gesù o la moltiplicazione dei pani o altri banchetti che Gesù ha celebrato, ai quali ha partecipato durante il suo ministero terreno, e nella Eucaristia questo viene tutto memorizzato e ricordato, cioè queste parole che non sono comuni a tutti i testimoni ma soltanto a due, potrebbe rivelare che l'interpretazione della cena comincia molto presto. Ecco. Però non entriamo in questo problema, limitiamoci a dire che nel primo secolo sostanzialmente, può
poi si possono fare tante precisazioni, ma sostanzialmente le interpretazioni della cena sono due. Quella, chiamiamola realista, cioè quella che dice che nella cena c'è la presenza non solo spirituale, ma corporale di Cristo. Questo è il mio corpo, non dice è il mio spirito, non dice è la mia, il mio insegnamento, eccetera, eccetera, è il mio corpo. Allora, una interpretazione dice, lì c'è il corpo, capiscilo come vuoi, ma c'è il corpo. L'altra interpretazione dice no, non c'è il corpo, c'è il sacramento del corpo, cioè il segno del corpo, il pane non è il corpo. Il corpo di Cristo è in cielo, è asceso, lo devi cercare là, alla destra del Padre, non nel pane. Il pane però è il sacramento, è il segno del corpo. E vedendo il pane tu vedi il corpo, la storia di Gesù, la vita, il suo sacrificio, eccetera, eccetera. E vedi anche il corpo glorificato e asceso in cielo. Bene, queste due interpretazioni, cioè l'interpretazione chiamiamola realista e l'interpretazione chiamiamola simbolica della cena, erano presenti nel primo millennio tranquillamente. Nella Chiesa, nella grande Chiesa d'Occidente, e nessuno si scandalizzava. Cioè queste due interpretazioni, queste due diverse letture erano tutte accolte, erano considerate plausibili, possibili, legittime. E vivevano tranquillamente nella Chiesa cristiana. È soltanto grosso modo a partire dal 1000, dal Sinodo di Parigi, eccetera, intorno grosso modo all'anno 1000, che invece queste due interpretazioni sono state considerate alternative, out, o una o l'altra. Praticamente ha prevalso l'interpretazione, chiamiamola realista, cioè del corpo presente, tanto che il IV Concilio del Laterano ha proclamato come dogma di fede, cioè verità assoluta della fede, la transustanziazione addirittura. Cioè non soltanto che c'è il corpo, senza precisare in che rapporto la presenza del corpo di Cristo sta con il pane, ma addirittura la spiegazione di come questo avviene, come la sostanza del pane, senza perdere gli accidenti, come vengono chiamati allora, cioè tutte le cose, le caratteristiche esteriori, la sostanza diventa misteriosamente carne, corpo di Cristo. Dogma di fede. E tutto il resto è eresia. Eresia. Quello che per 1000 anni era stato una tesi possibile, diventa eresia. E in nome di quel dogma di fede è stato criminalizzato tutto quello che differiva da questa dottrina rispettabilissima, se vogliamo, ma comunque anche questa è una interpretazione e nulla di più. Per cui la prima grande vittima
della scomunica, perché appunto la cena è diventata, lo era già nell'antichità cristiana, ma per altri motivi, per motivi morali, capito? Come sanzione, tu commetti un peccato, va bene, allora come sanzione per 3 mesi sei escluso dall'Eucaristia, per 3 anni sei escluso. Era una sanzione che doveva provocare un pentimento, aiutare il pentimento, la penitenza, si può capire, ma non era l'eresia. Non era l'eresia. Invece adesso una posizione che non sia quella della dottrina della trasustanziazione viene considerata eretica. La prima grande vittima è naturalmente Wycliffe, cioè altre vittime cattoliche prima naturalmente. Il vescovo, non so più come si chiamava, che deve fare un auto da fe, una confessione. Io credevo così, un vescovo, oh, mi sfugge il nome, ma tu lo ricordi. Berengario, ecco, bravo, grazie. Berengario, che lui era prima per la dottrina simbolica, l'interpretazione simbolica, poi dopo questa deve fare una ritrattazione pubblica e viene appunto, dice no, lì c'è veramente il corpo di Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio tipo inquisizione, polizia politica, polizia religiosa, una cosa spaventosa, spaventosa, in nome della verità. In nome della verità. Poi comincia, diciamo, la scomunica di Wycliffe, tanto per fare un nome, questo sacerdote inglese, che anche lui a un certo punto dava l'interpretazione simbolica della cena. Poi Giovanni Hus, riformatore boemo, anche lì, concilio di Costanza, ha massacrato, anzi lo ha anche bruciato per essere sicuro che l'opera fosse compiuta a regola d'arte. E lui tra l'altro non era neanche sul piano dell'Eucaristia, era sostanzialmente ancora cattolico, ma per altri motivi. È stato bruciato, e così, e poi si arriva alla riforma, e lì, allora, che cosa succede? Succede che questo contrasto tra le due interpretazioni viene vissuta all'interno della riforma stessa, nel conflitto durissimo, più ancora, quasi più intenso che il conflitto con Roma. Lutero lo ha vissuto contro Zwingli. Zwingli, il riformatore di Zurigo, il riformatore della Svizzera, della Svizzera tedesca e della Germania meridionale, un grosso personaggio spiritualmente molto bene attrezzato, lui sostiene appunto l'interpretazione simbolica della cena e Lutero è violentemente contro di lui e lo scomunica, cioè la scomunica diventa interna al protestantesimo stesso, intorno a questa benedetta cena del Signore. È proprio la fine di tutto, insomma. E quindi più che mai questo apartheid eucaristico si è verificato anche all'interno dello stesso protestantesimo. Non c'era intercomunione tra riformati, cioè quelli della linea Zwingli-Calvino, e luterani, non c'era celebrazione comune della cena, ufficialmente fino al 1973, con Concordia di Leuenberg, che è una cittadina vicino a Basilea.
per dire le follie, possiamo dire le follie che sono successe, che sono accadute intorno a questa benedetta cena del Signore. Ora però, che cosa è successo? È successo che nel 2003, siamo ancora lì, c'è scomunica tra Oriente e Occidente, c'è scomunica tra cattolici e protestanti, voglio dire, nessuno più dice sei scomunicato, ma io ufficialmente sono valdese e non posso partecipare alla cena, all'Eucaristia cattolica, ufficialmente. E viceversa, tu sei cattolico, vuoi andare alla Santa Cena valdese o protestante, bravo, vai, però poi vai a messa, perché quella non vale. Sì, è così. Siamo ancora a questi livelli. Ecco. Però, dicevo, c'è del nuovo. C'è del nuovo, e cioè nel 2003, due istituti ecumenici protestanti, insieme a un istituto ecumenico cattolico tedeschi, hanno prodotto un documento intitolato Abendmahlsgemeinschaft, la comunione nella cena, la parola tedesca è questa qua, che in italiano poi è stato reso con ospitalità eucaristica, è possibile. E hanno elaborato 7 tesi, 7 tesi, relativamente brevi come tesi, ma poi con una lunga spiegazione, argomentazione, molto ben fatta alla tedesca, insomma, è diciamo ineccepibile sotto questo profilo, in cui sostengono che chiamatela come volete, cioè Abendmahlsgemeinschaft vuol dire comunione nella cena, letteralmente, chiamiamola ospitalità eucaristica, poi ci si può intendere, semmai nel dibattito. È possibile, prima di essere d'accordo sulla interpretazione della cena, e prima che le chiese siano unite, ancora in un regime che è quello attuale di chiese fraterne, amichevoli, eccetera, eccetera, siamo tutti, però siamo divisi, le chiese sono divise. 7 tesi, io non vi affliggo con questo mattone di teologia tedesca sul vostro capo, però voglio solo mettere in luce 3 di queste tesi, la 1, la 6, mi sembra la 7, ora poi devo guardare gli appunti. La tesi 1 che cosa dice? Dice che oggi sono quei cristiani che rivendicano la ospitalità eucaristica tra cristiani di diverse confessioni, che devono loro giustificare perché lo fanno. La tesi 1 dice bisogna rovesciare. Sei tu, Chiesa, che impedisci la comunione eucaristica, sei tu che devi giustificare perché la impedisce.
Non sono io, cristiano protestante, per così dire, che voglio andare alla messa cattolica, che mi devo giustificare. Sei tu che impedisci la cosa, che devi giustificare perché la vieti. È un argomento ottimo, secondo me. Ottimo, giustissimo, verissimo. Perché effettivamente chi trasgredisce, chi è? È colui che chiede la comunione o colui che la vieta? Cioè, chi trasgredisce non rispetto alla norma, ma rispetto alla cosa, alla cena del Signore, alla sua natura, al suo significato. Chi trasgredisce? Cioè, tu osservi la norma e trasgredisci la cosa per osservare la norma. Questa è la prima tesi. Sesta, mi pare, quinta o sesta. Dice così, cito a memoria, ma la cosa è così. Tutti coloro che celebrano la cena, in qualunque modo, in qualunque chiesa, in qualunque interpretazione, la devono celebrare secondo l'istituzione di Gesù e rispettando la sua volontà. Qual è la volontà di Gesù? Noi la possiamo vedere soltanto nel Nuovo Testamento, nel racconto evangelico. E che cosa vediamo nel racconto evangelico? Vediamo una cosa incredibile, una cosa assolutamente straordinaria, e cioè che Gesù ha celebrato la cena, la prima, la cena modello, alla quale tutte le altre si devono ispirare, l'ha celebrata con Giuda, che già lo aveva tradito, l'ha celebrato con Pietro, che lo tradirà nella notte stessa, lo rinnegherà tre volte, l'ha celebrata con tutti gli altri discepoli, i quali, come sappiamo, sono tutti fuggiti nel momento cruciale, lo hanno tutti abbandonato. Gesù lo aveva previsto nei discorsi di addio: voi mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Cioè, la cena, la prima, la cena modello, è stata celebrata con coloro che in nessun modo ne erano degni, se vogliamo entrare nella logica della dignità. Allora io dico a chi non mi accetta alla cena, dice: ma va bene, tu non mi accetti perché sono protestante, va bene, ma almeno come Giuda mi accetteresti? E quando vado in qualunque cena, in qualunque chiesa, io mi pongo sempre la domanda: ma in questa celebrazione dov'è Giuda? Perché se non c'è, comincio a dubitare che sia la cena di Gesù. Allora, uno può discutere all'infinito
sulla volontà di Gesù. Qual è la volontà di Gesù quando ha celebrato, altri dice, istituito la cena del Signore? Certamente non è una volontà esclusiva. Ecco, questo lo possiamo dire tranquillamente. Cioè non è la volontà di escludere qualcuno, di escludere Giuda. Dico, no, mi rincresce, con te non posso celebrare, mi hai appena tradito per 30 denari. No, è troppo. Quell'altro dice, no, no, no. Prima convertiti, poi vediamo. Capito? Cioè certamente se uno dice devo celebrare la cena secondo la volontà che Gesù, istituendo o celebrando la cena, ha manifestato, beh allora è chiaro che comunque tu lo possa intendere, ha manifestato una volontà inclusiva e non esclusiva, cioè una volontà che dice no, tu no, ma dice sì, anche tu, anche tu. Sei Giuda, anche tu. Non so se mi spiego. E l'ultima, cioè la settima, ma ripeto, anche le altre meritavano di essere esposte, ma per brevità, è questa qua, forse la più importante. Dicono questi teologi, questi ecumenisti, una cosa che a me pare decisiva, e cioè, quando una chiesa, qualunque essa sia, celebra la cena, celebra qualche cosa che trascende i confini di quella chiesa nella quale la cena viene celebrata. Cioè tu fai qualche cosa che vale per la cristianità, perché è la cena del Signore, non è la cena della chiesa. Allora se fosse la cena della chiesa, tu non sei della chiesa, allora no, non puoi entrare. Se fosse la chiesa della cena, la cena della chiesa, allora no, allora soltanto quelli della chiesa possono partecipare. Ma se, come dice il Nuovo Testamento, come dice l'Apostolo Paolo, è la chiesa del Signore e non della chiesa, e allora tu fai qualche cosa che riguarda tutti coloro che in quel Signore credono. Cioè superi i confini della chiesa particolare nella quale avviene la celebrazione eucaristica. Quindi tu quando celebri un'eucaristia non la celebri per i cattolici, mettiamo l'eucaristia cattolica, non la celebri per i cattolici, la celebri per i cristiani, non per i cattolici. E quando tu celebri la cena, chiamiamola protestante, no, la celebri per i cristiani. E quindi, appunto, questo fatto che la celebrazione eucaristica sposta i confini della comunità eucaristica, la quale comunità eucaristica è più grande della comunità ecclesiale. Non ho bisogno di essere cattolico per partecipare all'Eucaristia cattolica, perché l'Eucaristia cattolica non è solo per i cattolici, perché è del Signore e di tutti quelli che bene o male credono in questo Signore. E questo secondo me è un argomento fondamentale, è proprio anche l'argomento che scardina quella fatale identificazione tra la propria comprensione della cena e la cena stessa.
la cena trascende la mia interpretazione della cena. Io sono un pastore valdese, do la mia interpretazione, giusta o sbagliata che sia, ma la cena è più grande della mia interpretazione. E allora concludo dicendo che cosa? Dicendovi quello che penso di questo argomento. Quello che ho detto finora era una sorta di informazione generale, ma vi dico quello che penso io. Io penso che la cena del Signore è costituita da tre elementi: pane, vino e parola. Quelle parole, non altre, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, che sono tutte riferite dai tre evangelisti e da Paolo. Quindi, ecco. Quando io in una celebrazione, dovunque avvenga, in chiesa, fuori dalla chiesa, in una chiesa A, nella chiesa B, C, D, eccetera, se ci sono questi tre elementi, per me c'è lì la cena del Signore. Perché la cena del Signore è fatta da queste tre cose elementari. Le interpretazioni del ruolo del ministro, che nel cattolicesimo, almeno ufficialmente, è decisiva, senza prete non c'è la messa, non c'è. È il prete che fa la messa. Quindi tutte le interpretazioni, quella realista della transustanziazione, quella simbolica, eccetera, tutte buone, tutte cattive, non mi interessano, non sono costitutive della cena. Io partecipo alla cena con, ovviamente, con la mia interpretazione, che non impongo a te se ne hai un'altra, né viceversa. È soltanto se noi siamo capaci a distinguere cena dalla sua interpretazione teologica, giusta, sbagliata, buona, cattiva, è soltanto se riusciamo a fare questa separazione che è possibile appunto l'ospitalità eucaristica, cioè la partecipazione di tutti i cristiani, aggiungiamo battezzati, anche se ci sarebbe poi da discutere, tutti i cristiani battezzati, indipendentemente dal modo con cui loro intendono la cena. Ultimo punto, non l'ho elaborato perché devo chiudere, ma il ministro, il ruolo del ministro, secondo me, è un ruolo decisivo, cioè voglio dire importante, ci deve essere naturalmente uno che presiede una mensa, ma non è costitutivo della cena. Quello che costituisce la cena sono le parole di Gesù, ma che le parole di Gesù le pronunci io, le pronunci Andrea Grillo o le pronunci Mira, sono le parole di Gesù. Non è chi le pronuncia che dà valore alla parola, ma è il contrario, è la parola che dà valore alla cosa, che la fa essere, che la costituisce. Quindi, a mio giudizio, il ruolo del ministro è
assolutamente importante, naturalmente, se non c'è caos, non c'è ordine, non c'è comunione, effettivamente non c'è comunione, ma non nel senso che è il ministro che crea la cosa, ma è il contrario, è la cosa, la mensa del Signore che esige l'opera del ministro. Ecco, io vi ringrazio e... Grazie. Grazie per questo invito, grazie a Paolo con cui nell'ambiente di Sant'Anselmo da molti, molti anni, anche prima che noi ci fossimo, lo stile appunto di questo dialogo che oggi facciamo qui davanti a voi è a Sant'Anselmo vecchio quasi di 50 anni e questo è un bel segno nel cuore di Roma della volontà di ascoltarsi e imparare uno dall'altro, diciamo così, ecco. E io ho strutturato il mio discorso in quattro passaggi e vedrete che ci sono tanti punti di consonanza, qualche punto di, non, veramente non di divergenza, ma di distinzione da quello che ha detto Paolo questa sera, e nella direzione appunto di un cambio di approccio all'Eucaristia. Il vero problema che emergeva dalle parole di Paolo è che hanno fatto anche una bella rassegna, molto sintetica, di una storia piena di tensioni, piena di incomprensioni, tra cattolici, protestanti, tra l'Occidente e l'Oriente, e all'interno poi del protestantesimo, ma anche del cattolicesimo, perché appunto sulle cose che lui ha dato per certe come cattoliche, i cattolici sono molto più cauti, è sempre bello, no? Il cattolico ti dice cosa sei come protestante, no? E il protestante ti dice cosa sei come cattolico e il soggetto appunto si sente schiacciato su un'interpretazione, no? La res, dobbiamo cercare la res. Allora, è ovvio che ci sono tradizioni diverse, che non sono soltanto, attenzione, vedrete che su questo insisterò alla fine, io sono d'accordo con Paolo nel dire distinguiamo bene la res dalla interpretazione, ma attenzione perché si danno le identità ormai strettamente strutturate sull'unione di res e interpretazione. Quell'ospitalità eucaristica che oggi è possibile soltanto, diciamo, nelle catacombe, che domani potrà essere ufficiale, nella ufficialità dovrà accollarsi tante differenze da gestire, perché quelle non è che scompaiono dall'oggi al domani, e bisogna portarle con dignità, con fiducia, ma anche con sofferenza. Perché ogni tradizione si sente ancora, anche se non lo è più, si sente ancora pregiudicata, messa in questione da una tradizione diversa. Ci siamo, diciamo così, lasciati educare da questa identificazione della verità con un'interpretazione, ma questa ha un'inerzia molto lunga, secolare. Se anche domani dovessimo proclamare la verità che Paolo ha detto, e cioè lì dove si celebra la cena del Signore, a qualunque tradizione tu appartenga, lì sei accolto e riconosciuto. Ma sei accolto e riconosciuto da una tradizione specifica e tu hai le tue specificità. E in queste specificità a volte mettiamo in gioco l'essenziale. E su questo appunto io cerco di riflettere, ma... I quattro passi, ve li dico, li preannuncio, diciamo così, sono prima una lunga premessa in cui cerco di identificare le questioni aperte più urgenti, poi faccio molto brevemente un percorso di autoriflessione cattolica. Diciamo, nella storia che ha raccontato Paolo, io voglio, per quanto posso, dirvi come il cattolicesimo si è messo in questione. Ogni tradizione per fare... La fatica di mettersi in relazione agli altri deve mettersi in questione, evidentemente. Qualcuno lo farà di più, qualcuno lo farà di meno, ma tutti debbono problematizzare le cose a cui sono tanto attaccati e che forse sono non del tutto chiare e non del tutto giuste.
e quindi sarà questo il secondo passaggio, arrivo ad alcune conseguenze e poi parlo appunto di come affrontare il superamento dell'apartheid. Io ho letto il libro di Paolo e lui usa appunto questo termine che mi sembra efficace, nel senso di dire viviamo un regime di separazione che sembra insuperabile. Si può superare, io sono convinto che si possa superare e cerco di chiarirlo. Allora, cominciamo dalle premesse. Le diverse tradizioni, dopo lunghe lotte, divisioni, anche sanguinose, perché su questi temi abbiamo fatto scorrere il sangue, e di questo dobbiamo renderci conto nel momento in cui affrontiamo non questioni apparentemente soltanto dogmatiche o di espressione, ma di strutture, di forme di vita. Comunione eucaristica ha in sé un valore ecumenico. In questo sono perfettamente d'accordo con Paolo. Dire comunione eucaristica dice qualcosa che non soltanto la Chiesa gestisce, ma che è radice di ciò che la Chiesa è. Per cui è più di quello che la Chiesa sa di essere. E insisto anche sul fatto che oggi, in modo particolarmente acuto, sentiamo la possibilità di cambiare metodo. L'ecumenismo a lungo, in modo non unilaterale ma diciamo prevalente, ha ritenuto che dialoghi anche come questo creino le premesse di carattere teorico, dogmatico, dottrinale, perché si crei un accordo dopo il quale, essendoci accordati sulle dottrine, potremmo procedere alle pratiche. Questo ha, diciamo, un vizio intellettualistico, cioè che i cattolici vivono a modo loro, i protestanti in un altro e per certi versi anche gli ortodossi ce l'hanno, mentre bisogna ritornare a dare il primato all'atto, all'azione rituale. Questo nelle diverse tradizioni, nell'ultimo secolo, è un elemento che è molto maturato, cioè capire che l'azione è più ricca e più profonda della migliore dottrina che la spiega, del miglior magistero ufficiale che te la presenta. Che il magistero sta sotto l'Eucaristia e non sopra. Questo cattolicamente si può dire. È il frutto dell'ultimo secolo, travagliato. Non tutti i cattolici lo sottoscriverebbero, ma i documenti ufficiali lo dicono. Dunque, si potrebbe dire, rilanciamo la comunione a partire dalla cena del Signore, non per arrivare alla cena del Signore. La pretesa è che si possa partire dalla cena. Il fatto che la messa e la liturgia possano situarsi non alla fine ma all'inizio dovrebbe essere per un cattolico chiaro almeno dal 1963. Prima si è citato 73, diciamo per questioni interne alla tradizione protestante, noi 10 anni prima non abbiamo fatto lo stesso passo, ma abbiamo capito che l'atto liturgico fondamentale, cioè l'Eucaristia, è un inizio, non semplicemente un punto d'arrivo, è un inizio. Ciò non toglie tuttavia che, dovendo fare le cose seriamente, non possiamo semplicemente cullarci su questa idea, dentro questa idea. E riconosciamo che almeno ci sono 3 livelli problematici in cui è necessario lavorare ancora. E cioè, prima di tutto, la presenza del Signore, il Signore che viene in mezzo ai Suoi. E qui, attenzione, non soltanto elaborare una teoria della presenza, non dico alternativa, ma diversa rispetto alla classica transustanziazione, ma occuparsi di un aspetto ulteriore che la transustanziazione non affronta, e vedremo che questo è uno dei limiti della tradizione. Quella che Trento, notate bene, io su questo non sono d'accordo con Paolo, ma appunto il dibattito è aperto anche tra i cattolici, io non sono affatto d'accordo che né il Concilio Lateranense IV né Trento formalmente coprano la transustanziazione di valenza dogmatica.
la usano, Trento lo dice nel modo più chiaro, come la migliore spiegazione. Dicono così. È la formula migliore, ma non dicono non puoi che dire così. Le pratiche, i processi sono un'altra cosa. Dal punto di vista dogmatico non siamo vincolati dalle affermazioni né della Lateranense IV né di Trento. Per dirvi un nome che questa cosa l'ha detta con molta forza, Giuseppe Colombo, che ha insegnato a lungo qui teologia sistematica con grande autorevolezza a Milano, negli ultimi testi che ha scritto sull'Eucaristia, questa cosa l'ha ripetuta molto. Noi siamo vincolati alla presenza reale, non alla forma della sua spiegazione. E questo, dunque, detto dal cattolico, è anche liberante in termini di spazio di manovra effettiva, no, non rubata al Magistero, ma che il Magistero garantisce. Secondo, e vedremo appunto che la presenza è dunque presenza sacramentale e presenza ecclesiale. Il corpo di Cristo che riconosciamo presente è presente come sacramento e come Chiesa. Questo è un tema che la tradizione del primo millennio ha molto coltivato, che il Medioevo non ha trascurato, ma che venendo verso di noi abbiamo quasi totalmente dimenticato, salvo il recupero dell'ultimo secolo. Secondo punto, la struttura della celebrazione, con la sua relazione al sacrificio di Cristo, ma anche con la sua concentrazione solo sulla consacrazione. Questo è un secondo punto in cui la tradizione cattolica nell'ultimo secolo ha profondamente rielaborato il proprio sapere. Terzo, ed è forse il punto che percepiamo come più delicato, i ministri dotati di autorità e il loro riconoscimento reciproco tra le diverse confessioni. Lo diceva, concludendo, Paolo, io credo che anche da questo punto di vista il ruolo del prete nella messa negli ultimi 100 anni è stato profondamente ripensato dalla tradizione cattolica. E su questo appunto si aprono nuovi scenari. Ciò che su questi tre livelli possiamo identificare come problematico o come inaccettabile, reciprocamente, ognuno rispetto alle posizioni altrui, non dovrebbe essere risolto in anticipo, quasi come una condicio sine qua non, se non ci siamo messi d'accordo sul ruolo del ministro, sul tipo di presenza, sul rapporto col sacrificio, sul ruolo, sulla celebrazione, non si può vivere la celebrazione concreta. Il vero discrimine non è questo previo accordo dottrinale. Non abbiamo bisogno qui di un preambolo in cui ci mettiamo d'accordo, dopodiché la cosa si può fare. Penso che questo non sia oggi la strada da seguire. Piuttosto, il preambolo di cui avremmo bisogno dovrebbe essere quello di far maturare nelle diverse confessioni la disponibilità a leggere le differenze, non come mancanza di comunione, ma come ricchezza nella comunione. Leggere la differenza dell'altro, non come quella mancanza che mette in gioco l'esperienza, ma come una differenza che arricchisce l'esperienza. Questo è il passaggio. Ed è un passaggio, come capite, che non è solo e anzitutto un passaggio centrale, ma è un passaggio periferico. Bisogna creare una cultura che nasce appunto con la conoscenza, con la frequentazione, in cui la differenza dell'altro, io non la leggo come la minaccia per la verità che io dico diversamente, che io penso diversamente, ma come ricchezza di esperienza originaria. Diverse teorie sulla presenza, diverse comprensioni del rapporto col sacrificio, diversi modi di esercitare l'autorità sono stati percepiti nella storia come gravi motivi di rottura della comunione. Ognuno si è sentito negato dall'altro. Questa è la verità. Noi l'abbiamo
non è la verità assoluta, ma è la verità delle percezioni che abbiamo vissuto nei secoli. La diversità dell'altro percepita come negazione della verità. Oggi, nella reciproca disponibilità, che costa sempre tanto a tutte le parti in causa, questo dobbiamo metterlo in gioco, è in conto, questo costa. Al cattolico di fronte al protestante, al protestante di fronte al cattolico, all'ortodosso di fronte al cattolico di fronte all'ortodosso. La differenza dell'altro, che è maturata nei secoli in gravi dissidi, in lotte, in scomuniche, in uccisioni, diventa il ricordo di tutto questo. E quante volte il cattolico sente ripetere lo specifico protestante come se fosse stato costruito apposta per insultarti. Come se il protestante facesse così solo per farti maramao, per prenderti in giro. E guardate che la radice del dissidio è poi diventata questa. Oggettivamente oggi saremmo astrattamente molto disponibili se non avessimo dietro una storia complicata, che dobbiamo, diciamo, non solo sopportare, ma supportare in termini di una reazione adeguata, perché se non lo fai, astrattamente la cosa la puoi fare, quando ti accingi a farla esplode nelle tue mani. Dunque, ciò che cambia è anzitutto la percezione dell'altro e del suo mondo. Per entrare in sintonia, per percepire l'altro nella sua ricchezza, per costruire percorsi reali di comunione, non dobbiamo soltanto preoccuparci di tradurre le tradizioni altrui nelle nostre categorie. Questo è un lavoro che si è fatto e si è fatto già molto, ma non basta. Ma si tratta di imparare la lingua dell'altro, con tutte le sue regole. Questa è un'immagine che io prendo da un luterano, Lindbeck, che nel suo bellissimo, piccolo, grande capolavoro, La natura della dottrina, dice: la svolta nel pensare la dottrina è pensarla non come un atto di traduzione, passare da una dottrina all'altra, il confronto tra dottrine, ma la fatica di imparare una lingua diversa, per certi versi intraducibile, di cui capisci il fascino solo se impari a parlarla. Per farlo non dobbiamo solo studiare le lingue, ma dobbiamo praticarle. La pratica comune della preghiera, della liturgia, della fede, della carità è una delle condizioni per sperare e per fare comunione. Non si tratta dunque di inventare una forma ecumenica di cena, di messa, di liturgia, ma di riconoscere che la Eucaristia, la Santa Cena, la Santa Liturgia è in sé visceralmente una questione di unità che richiede da noi un altro approccio. Primo punto. Passo al secondo. Che vi diceva un'autoriflessione cattolica tra Occidente e Oriente, fatta appunto meditando sulle vicende che in Occidente si sono sviluppate, soprattutto diciamo dal Medioevo in poi, e nel rapporto con un Oriente che è rimasto, diciamo così, su stili da primo millennio, che noi facciamo fatica a capire. Dunque, e qui io elencherei 5 punti di questa, diciamo, autoriflessione, che è anche conversione, autocritica, coscienza che dobbiamo in questo campo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto prima. E questo certo è impegnativo, ma bisogna farlo. A partire da alcune parole profetiche che sono, per esempio, sempre in Sacrosanctum Concilium, sempre nel 63, nel documento sulla liturgia, al numero 7 si dice della presenza di Cristo in molti modi. Cristo è presente nella sua Chiesa in molti modi, non solo nella forma per antonomasia, alla quale, diciamo, tutte le tradizioni sono legate, ma il cattolicesimo si è legato in un modo particolarmente stretto, sotto le specie del pane e del vino.
e anche nel dirlo, usiamo in modo appunto non dogmatico, ma esperienziale, linguistico, diciamo la cosa della presenza con questa parola sotto le specie che è diventata fuorviante, questo lo dobbiamo dire, e lo dico da cattolico romano. L'espressione che ancora ripete Sacrosantum Concilium, sotto le specie, è un'espressione problematica, che ci impedisce di fare esperienza, custodisce la verità, ma ci impedisce di fare esperienza. E questo, guardate, è un problema ecclesiale. Allora, oltre alla presenza sotto le specie, la presenza nella parola proclamata, la presenza nel ministro, la presenza nella preghiera, la presenza nell'assemblea radunata, sono modalità della presenza che cambiano l'esperienza eucaristica. Tanto è vero che sulla base di quel testo si è voluta, il Concilio ha voluto, la riforma della liturgia. A volte noi non pensiamo che quel testo è un testo programmatico per cambiare l'esperienza dell'Eucaristia. E qui sono solo due le generazioni che hanno fatto questa esperienza per ora, dico le generazioni cattoliche, siamo giusto all'inizio. Secondo aspetto, che ovviamente in qualche modo traduce questa indicazione generale, la ristrutturazione e riqualificazione della liturgia della parola. A volte bisognerebbe dire, udite, udite, quella parte lì della messa è una liturgia. Non è semplicemente, noi, nonostante tutta la ricchezza che il Concilio e la Riforma ci ha donato, in termini di esperienza testuale, spesso il nostro vissuto nella liturgia della parola è il vecchio vissuto della parte iniziale, preliminare, pedagogica, didattica della messa. La chiamavamo così fino all'altro ieri. Ora, recuperare la liturgia della parola come una liturgia vuol dire fare esperienza della presenza in quella forma, sacramentalmente in quella forma. E questo è appunto una grossa partita che è solo iniziata. Terzo passaggio, un po' più tecnico, è, diciamo, con la riforma liturgica, il cattolico oggi trova la consacrazione contestualizzata nell'anafora, nella preghiera eucaristica. Questo, vedete, in realtà significa recuperare non semplicemente la presenza reale che definiamo con la transostanziazione, ma la presenza ecclesiale di Cristo. La forma rituale con cui questa cosa è detta è non solo consacrazione, ma istituzione della cena dentro la preghiera eucaristica, memoria dell'istituzione all'interno della preghiera eucaristica. Questo cambia, diremo così, gli equilibri interni all'Eucaristia. Vedete, su questo appunto potrebbe aver buon gioco chi dicesse dall'esterno, ma in realtà che cosa è cambiato? Se in alcune chiese, spero sempre la minoranza, però mi accorgo a volte girando che non sono, almeno nella mia esperienza, una volta era una minoranza, oggi è quasi la maggioranza di chiese nelle quali mi trovo a celebrare l'Eucaristia e sento il campanello suonare e poi suonare di nuovo. Quel campanello che suona è la memoria atavica sul fatto che l'atto di partecipazione è necessario solo alla consacrazione. Vuol dire questo, vuol dire che, attenzione, un attimo, tutti fanno la stessa cosa, si risuona per dire ognuno torni alle devozioni sue. Questo è. La funzione del campanello è discriminare nella messa tutto ciò che è ad abundantiam e ciò che è essenziale. Il superamento del campanello è molto difficile se non è accompagnato da una teologia, da una pastorale, da una comprensione profonda di ciò che è in gioco. In gioco è la relazione tra la presenza sacramentale e la presenza ecclesiale. Questo è il punto. Quarto punto, un punto di nuovo di grande
rilancio del rapporto con i fratelli protestanti, e cioè il recupero della strutturale concatenazione preghiera eucaristica, non solo consacrazione, rito di comunione. Il rito di comunione torna a essere il rito della preghiera eucaristica. Qui in Italia, soprattutto Enrico Mazza va onorato per aver riletto questa cosa con la più grande acutezza. Enrico Mazza dice così: con la riforma liturgica, in modo incipiente, ancora poco chiaro nella percezione comune, noi siamo passati dall'identificare nella messa come rito la formula sulla materia detta dal prete, che è la consacrazione, perché la consacrazione è la formula sulla materia detta dal prete. Siamo tornati alla tradizione del primo millennio, in cui il rito è la preghiera eucaristica, dentro la quale c'è la memoria della istituzione dell'Eucaristia, a cui corrisponde il rito della comunione. E guardate, questo è non soltanto archeologismo patrologico cattolico, ma rilancio del rapporto col protestantesimo, in particolare con Lutero, perché lì si è consumata una parte decisiva della frattura. L'idea che la presenza sia durante la comunione e invece per noi solo durante la consacrazione, al punto da rendere per i cattolici opzionale far la comunione, salvo per il prete. Uno degli effetti dello scontro tra protestanti e cattolici è stato per i cattolici che nel Messale di Pio V, 1570, non c'è il rito della comunione del popolo. Non l'hanno nemmeno scritto, per non sbagliarsi. Poi è stato reintegrato perché si sono resi conto di aver fatto uno svarione. E quante volte nella polemica vuoi avere talmente ragione che dai torto anche a te stesso. Vuoi talmente aver ragione verso Lutero che dice no, la presenza è nella comunione, che dici no, è solo nel sacrificio, al punto tale che la comunione nemmeno la facciamo. E guardate che l'onda lunga di questa decisione di allora è che io da bambino ho ancora visto da chierichetto molte signore anziane fare la comunione a messa finita. O anche prima, ma comunque aspettavano che fosse finita, perché in questo modo si prendevano due piccioni con una fava, facevi la comunione e facevi anche professione di non essere luterano. Dietro c'è questa memoria, no? Di smontare, diciamo così, l'esperienza in parti e garantire soltanto quella che, ahimè, anche San Tommaso chiamava l'atto essenziale, cioè la consacrazione, e tutto il resto era semplice usus, tra cui la comunione. Ultimo aspetto, che apparentemente è piccolo, ma è tutt'altro che marginale, e cioè il recupero dell'esperienza più perfetta di comunione, cioè quella che il Concilio chiama comunione sotto le due specie e che noi possiamo chiamare comunione al pane e al calice. Ora, di questi cinque punti proviamo a trarre qualche conseguenza. Prima conseguenza: la presenza del corpo di Cristo è insieme sacramentale e ecclesiale. Anzi, proprio il riconoscimento che San Tommaso d'Aquino, in modo molto autorevole, ha compiuto nella Summa Theologiae e in altri scritti, e cioè che l'effetto di grazia ultimo dell'Eucaristia non è la presenza sotto le specie del pane e del vino, la presenza sacramentale, ma la presenza ecclesiale, cioè l'unità della Chiesa. Per San Tommaso, tutte le volte che arriva a questo punto, distingue la presenza nel pane e nel vino dalla presenza ecclesiale e dice quello è l'effetto intermedio e l'effetto ultimo è l'unità della Chiesa. Questo lo abbiamo detto anche quando la tradizione si era più irrigidita soltanto sulla consacrazione. Oggi, da 50 anni, poco meno, lo celebriamo almeno domenicalmente, in una coscienza
a volte lucida, più spesso piuttosto opaca, altre volte come se nulla fosse cambiato. Uno degli effetti della riforma liturgica è appunto che è possibile celebrare i nuovi riti con la mentalità, l'atteggiamento, la spiritualità dei vecchi. E questo, purtroppo, le riforme liturgiche arrivano fino dove possono, e cioè ti danno in mano un testo nuovo. Riempirlo di un'altra esperienza fa parte di un percorso molto più complesso. Secondo aspetto, questo recupero dell'unità della Chiesa come contenuto dell'Eucaristia conduce a una ricomprensione della sequenza complessiva, parola, anafora, comunione, che sostituisce la centralità essenziale della consacrazione. Dunque, l'accesso alla messa, all'Eucaristia, è l'accesso a liturgia della parola, grande preghiera eucaristica, comunione. Questa è la sequenza. Al centro della preghiera eucaristica rimane, evidentemente, con tutta la sua potenza, il racconto istituzionale, il racconto dell'istituzione, che prende senso da tutta la sequenza, non ha senso solo di per sé. L'Eucaristia ha una logica più che necessaria e potremmo dire sovraessenziale. Alla distinzione tra essenza uso, che vi dicevo prima, di Tommaso, e che è entrata, diciamo, nella prassi fino agli anni 50, che rivolge l'attenzione soltanto alla formula, alla materia, al ministro, si sostituisce l'articolazione tra forma rituale, materia simbolica e relazione tra presidenza, ministeri e assemblea. E questo è il nuovo orizzonte: è non c'è solo la formula, le parole del Signore suonano dentro una forma verbale, rituale, molto complessa, che prende luce dalle parole del Signore, ma rilancia luce su quelle parole. È materia simbolica, non soltanto pane e vino, ma appunto il pane e vino dato, ricevuto, mangiato, bevuto, in una dinamica di ascolto della parola che arriva alla comunione. E, come diceva già Pius Parsi negli anni 20, è stato uno dei profeti del Concilio, Pius Parsi diceva: l'Eucaristia, la liturgia, non è per i preti, ma è per la Chiesa. E in qualche modo, diciamo, un cattolico romano austriaco, con il suo linguaggio, diceva una cosa molto simile a quella che diceva Paolo, col linguaggio invece non cattolico e non austriaco, diciamo così, almeno. Appunto, e qui il mutamento di questa prospettiva determina un mutamento nella concezione del ministero. Se la liturgia è anzitutto azione di Cristo e della Chiesa, che liturgicamente comporta una actuosa participatio di tutto il popolo di Dio, questa ricomprensione rilegge il ruolo del presbitero vescovo come presidenza di una celebrazione dell'assemblea e non come celebrante. Qui il linguaggio che parliamo smentisce la tradizione più recente. Continuiamo a dire, io lo ripeto alla noia, a Sant'Anselmo, che è il posto forse nel mondo dove si studiano più queste cose, i nostri giovani, ma a volte anche anziani preti, alla mattina dicono: oggi chi celebra? E se ci sono io, dico: tutti come sempre. E mi guardano storto. Dice: ma che cosa dici? Perché celebrare è l'atto di tutti, solo uno presiede, alcuni gestiscono ministeri, ma tutti celebrano. Questa è la novità, e questa è una novità potentissima. Mediator Dei è ancora nella vecchia mentalità, e siamo nel 47, Sacrosanctum Concilium apre un discorso che è molto antico, ma molto nuovo. Da 700-800 anni non ne capivamo più niente, e 50 anni dopo siamo ancora un po' confusi, diciamo così, ecco. Sgravando dalle spalle del presidente la responsabilità della celebrazione, questa lettura può rendere possibile immediatamente, in campo cattolico, il cammino verso il riconoscimento della comunione nelle differenze piuttosto che
della scomunica delle differenze. E vengo all'ultimo punto, che ho intitolato Apartheid e gioiosa, faticosa tolleranza delle differenze. Ho usato il termine che ho preso dal libro di Paolo, che è un termine efficace. Se allarghiamo lo sguardo, credo possiamo riconoscere che la radice più feconda della tolleranza tardomoderna, che abbiamo imparato a vivere in questo mondo, non è la indifferenza per le differenze, ma la non indifferenza per le differenze. La tolleranza fiorisce dove c'è non indifferenza per il diverso da te. Come ha riconosciuto Paolo nel suo libro, nel momento in cui la ospitalità eucaristica potrà essere formalmente consentita, dovremo esercitare in modo nuovo una forma di tolleranza, direi, interessata. E vorrei fare un esempio sulla comprensione diversa della presenza del Signore crocifisso e risorto nella comunità eucaristica a partire da tradizioni diverse. Allora, lo crediamo presente, ma in modi diversi. Ora, i modi diversi non sono soltanto nelle teste, ma nelle forme liturgiche, nelle forme delle chiese, nei tempi, nei canti. Cioè, tutto ha risentito di questa diversa interpretazione. E questo crea, come dire, una vicinanza di tradizioni diverse che possono facilmente far scintille. Che ne è in particolare del pane consacrato dopo la fine della celebrazione? Qui, proprio a livello della pratica diversa, saremo messi alla prova con le nostre comprensioni, con le nostre tolleranze. Allora, provo a immaginare appunto la descrizione di due diversi ambiti confessionali e delle loro necessarie nuove capacità di tolleranza. Comincio dal cristiano cattolico. Potrà certamente il cattolico continuare a custodire la particola consacrata, potrà continuare a riporla nel tabernacolo, a farlo oggetto di adorazione e persino a partecipare alle 40 ore, pensate un po'. Ma dovrà rispettare la possibilità che altri cristiani, in un cammino di vera comunione, possano non compiere questi atti, senza per questo negare la presenza del Signore nell'Eucaristia. Perché il problema è che il cattolico, se non vede che l'altro fa come lui, dice è perché quello pensa che non sia presente. Vediamo il cristiano evangelico. Ovviamente nel primo ruolo ho potuto immedesimarmi più facilmente. Il secondo lo faccio, come dire, per astrazione, perché appunto non è la mia tradizione, ma immagino che il cristiano evangelico potrà certamente continuare ad abitare la Santa Cena con il canto, con la predicazione, con il sermone, con la carità, e potrà riconoscere il Signore presente nel momento in cui il pane spezzato e il calice condiviso vengono partecipati ad ogni membro dell'assemblea. Ma anche lui dovrà rispettare, come una possibilità diversa dalla propria, che altri cristiani possano abitare l'aula eucaristica anche in assenza di celebrazione, per sostare in preghiera o per adorare il Santissimo Sacramento. E questo è inevitabile, che queste due tradizioni, non considerate solo due, astraendo sulla specificità di qual è il protestante di cui sto parlando, perché appunto tra di loro le pratiche da questo punto di vista hanno un margine di varietà più ampio di quanto non ci sia anche tra cattolici, perché anche i cattolici da questo punto di vista non sono tutti uguali a Milano, a Napoli o a New York. Allora, una chiesa veramente ospitale, ossia che viva la coscienza di essere ospitata dal suo Signore, potrà scoprire in queste differenze una grande ricchezza reciproca. Comincerà a guardarle non con sospetto, ma con interesse. E faremo fatica, eh? Nonostante oggi non siamo più né nel 1500 né nel 1700 e neanche più nel 1930, ma nel 2017 faremo ancora fatica. Senza che l'uno pregiudichi gli altri,
e senza che nessuno debba sentirsi squalificato dal giudizio di un'esperienza o di una tradizione diversa. L'unità fondamentale sul Signore che viene in mezzo ai suoi, nella parola e nel sacramento, può essere il principio radicale di una feconda, reciproca ospitalità e comunione. Per continuare a mangiare e bere con Lui, per Lui e in Lui. O, per parafrasare una parola di Agostino straordinaria, per riconoscere che nella comunione eucaristica facciamo tutti l'esperienza toccante in cui il Signore prega per noi, prega in noi ed è pregato da noi, come unico sacerdote, come capo del corpo e come figlio di Dio. Se sapremo muoverci in questa direzione, esigente ma promettente, non tarderemo a trovarci intorno alla stessa mensa, con lo stesso Signore, nello stesso Spirito, verso il medesimo Padre. Vi ringrazio. È il momento del dibattito, ovvero delle domande che voi porrete ai due relatori animatori. Allora, la domanda, vi prego, la domanda deve avere due caratteristiche importanti. E su questo lo chiedo per il rispetto di tutti, cioè deve essere una domanda chiara e breve. Ecco, la brevità è importante. Noi raccoglieremo le domande a tre e poi risponderemo. Grazie. Io devo confessare che, dopo aver ringraziato Rica e Grillo per la ricchezza del loro intervento, che mi sento un po' ingabbiato, no? Dal tema che oggi è stato proposto e che voi avete interpretato sicuramente in modo corretto, perché lo sento come un conflitto tuttora reale e presente rispetto, per esempio, a una parola di Gesù nel momento della cena, quando dice alla fine per una nuova alleanza. Questa parola alleanza, comparata con tutta la storia di questo conflitto, mi pesa. E allora vorrei ritornare, e questa è la mia domanda, perché cerco sempre di essere autentico quando parlo, di ritornare alla mia esperienza, cioè come io vivo l'Eucarestia. E vorrei sottolineare tre connotati, chiedendo a voi una riflessione su questi tre aspetti. Cioè, il primo, io intendo l'Eucarestia come un momento di relazione personale, dove con questo non voglio rifiutare il carattere comunitario, anzi, per me è fondamentale, però in quel momento io mi sento chiamato in causa personalmente e sento il peso della responsabilità che mi viene chiesta. Nel momento in cui c'è il Signore che mi offre, cioè mi consegna,
prendete e mangiate, prendete e bevete, e io ricevo e sento la responsabilità del fatto che in quel momento, insisto, io devo fare una scelta, cioè come ricevo. Il secondo punto è quello della attualità, vorrei dire l'istantaneità forse, del momento della comunione. Cioè io in quel momento ricevo questo invito e quindi per esempio faccio fatica a vivere la comunione semplicemente come una memoria di una presenza passata. Io sento l'importanza fondamentale del fatto che in quel momento io sento la presenza del Signore. Il terzo connotato è quello della corporeità o della fisicità. So che Grillo su questo punto già in altre occasioni ha parlato a lungo, con riferimento proprio ai sacramenti. Cioè io ricevo questo pane, l'ostia, fortunatamente adesso posso tenerla in mano, non mi viene messa da qualcun altro in bocca, e quel momento in cui io l'ho in mano è un momento fondamentale, cioè per me centrale. No? E ho in mano qualcosa di corporeo, perché l'invito del Signore, di Gesù, è un invito attraverso una modalità precisa, cioè partecipare a un banchetto, cioè mangiare e bere insieme. No? E mangio qualcosa di corporeo. Ho finito. Io chiudo dicendo che io confesso un piccolo dettaglio. Quando io metto in bocca l'ostia, è un momento grave, se vogliamo di grande liberazione, ma anche grave, nel senso che, è un dettaglio, potete anche sorridere, ma io sento il bisogno che quell'ostia si sciolga in me, perché quello mi dà il senso del nutrimento, cioè io so che in quel momento ricevo qualcosa che per me è fondamentale e lo ricevo nella forma dell'alimento. Ci sono altre domande? Buongiorno, io sarò brevissima. In base a quello che avete detto, da quello che ho capito, anche la cena del Signore che fanno nelle comunità di base, dove sono tutti accettati da sempre, dovrebbe essere riconosciuta anche dai valdesi. Dai cattolici sarà un po' più difficile, ma da alcuni cattolici, già da ora, se ho capito bene quello che lei ha detto, pastore. Altre domande? Sì, ma puoi alzare la voce? Si sente. Sì. Poi non resta nelle registrazioni se non prende il microfono. Tener presente questo aspetto che devo dire già.
sua connessione con la cena, praticamente io credo che sia una delle perdite più grosse della, per quando si dice che il corpo è la Chiesa, ma la Chiesa non saranno mica, cioè la Chiesa cosa vuol dire? La Chiesa è venuta al posto del Regno di Dio, ma il Regno di Dio in qualche modo cammina. Questa è la prima domanda. La seconda, rapidissima, una delle urgenze che dovrebbe avere il mondo cattolico, la Chiesa cattolica, sarebbe quella di riformare i testi, anche dei prefazzi, di queste anafore, ma sono piene di una teologia anselmiana, scusi, mi dispiace che lei venga da Sant'Anselmo, ma questo discorso del sacrificio sostitutivo, ma questa teologia di Gesù che si sacrifica per i nostri peccati, insomma, io credo che davvero dobbiamo fare spazio ad un altro modo di pensare il nostro rapporto con la salvezza, e quelle parole lì ci incatenano. Grazie. Allora adesso cominciamo, sono già tre le domande. Tre domande. Comincia. Ognuna. Sì, dopo passiamo a. Ma non so se dobbiamo rispondere tutti e due alle domande, ma la prima, la nuova alleanza è nuova rispetto a quella mosaica, quindi non ho capito bene l'osservazione, oppure non mi sembra che costituisca un problema. Gesù istituisce una nuova alleanza che sostituisce quella mosaica che era centrale, che aveva come centro la legge, e invece la nuova alleanza ha come centro la grazia, sostanzialmente, no? La grazia del perdono, la grazia dell'offerta della propria vita. Quindi il termine nuova alleanza descrive bene la novità della cerimonia, insomma del rito della cena, rispetto come appunto luogo in cui si manifesta la grazia di Dio rispetto all'antica alleanza che aveva al suo centro la legge, che è anche un dono di Dio, però Dio non è legge, è grazia, è amore, e il banchetto eucaristico è appunto il banchetto, diciamo, dell'amore di Dio. Delle tre osservazioni che lei faceva sono tutte ottime, e personalmente le sottoscrivo, sia in particolare quella della relazione personale, che non vuol dire l'isolamento dalla comunità, però effettivamente il pane e il vino mi sono offerti a tanti, ma tra questi tanti ci sono io. E quindi la relazione personale è fondamentale, pur nel quadro ecclesiale in cui essa è collocata proprio nel momento della celebrazione della cena. La cena è collettiva, non è individuale, ma il rapporto che si crea nella cena è anzitutto personale, come lei ha giustamente
sottolineato. Nel secondo, dice lei, non gradisce molto la categoria della memoria, ma forse bisogna spiegare un po' che cos'è questa memoria. È la famosa parola ebraica dello zikaron, il quale zikaron non è il trasferimento del passato nel presente, cioè io ricordo il Golgota e in qualche maniera lo rendo contemporaneo alla mia esperienza eucaristica. Non è questo. Il zikaron ebraico, la memoria di cui parlano Luca e Paolo, la memoria è trasferire me nell'evento salutare, nell'evento della trasferirmi, innestarmi nella storia della salvezza. Questo è il valore della memoria. Non è un atto mentale, è un atto esistenziale che mi porta, che mi porta nell'evento salutare. Per cui l'ebreo dice: io ero in Egitto quando fa la Pasqua, celebra la Pasqua, l'uscita dall'Egitto. Io ero in Egitto, cioè appunto la memoria è il trasferimento nell'evento salutare, e in questo senso è molto pregnante per capire bene che cos'è la cena del Signore. E riguardo al terzo, sulla corporeità, lei ha perfettamente ragione. È molto importante la categoria del corpo, però non è importante soltanto nella cena, è importante anche nella risurrezione, perché anche la risurrezione è una questione del corpo. Quello che le donne non trovano è il corpo di Gesù. Quindi non dobbiamo materializzare troppo. Corpo, nell'insieme del messaggio biblico, ha da un lato questo senso molto, chiamiamolo, materiale, che lei giustamente sottolinea e che deve essere sottolineato e mantenuto. Gesù non dice: questo è il mio spirito, non dice: questo è il mio insegnamento, no, questo è il mio corpo. Però il corpo non è soltanto, diciamo, non è una cosa, vede, non è una cosa. E la risurrezione è proprio lì per insegnarci che non è una cosa che tu puoi tenere in mano. E qui c'è un punto forse importante nella dialettica confessionale, se vogliamo adoperare questa parola, perché anche Lutero afferma la presenza realissima del corpo di Cristo, esattamente come la dottrina cattolica della presenza, ma senza transustanziazione. Perché? Perché Lutero non ha, cioè afferma come un cattolico la presenza reale del corpo di Cristo nella cena, ma non attraverso la transustanziazione. Perché? Perché questa presenza del corpo di Cristo è legata al dinamismo, quello che possiamo chiamare il dinamismo della parola di Dio. È la parola di Dio che crea questo qui. Non è una sostanza, non è una cosa, no, che tu puoi prendere e mettertela in tasca. Perché come la parola di Dio non puoi mettertela in tasca. Hai capito? Cioè è una presenza realissima, ma nel dinamismo della parola. E quindi bisogna evitare, secondo me naturalmente,
bisogna evitare di fare una sostanza, capito, di cui tu ti impadronisci, perché appunto la puoi prendere, ecco. E quindi, insomma, ecco, volevo soltanto accennare a questi aspetti. Ecco, riguardo al secondo intervento, cosa vuol dire riconoscere una cena? Io sono d'accordo con lei. Dove c'è il pane, c'è il vino e la parola di Gesù, e si presume la fede di quelli che celebrano, questo momento, c'è la cena del Signore. Certamente, personalmente, la riconosco senza nessunissima difficoltà, perché appunto non è il ministro che fa la cena, è la cena che fa il ministro, l'ho ripetuto anche troppo. Ultimo intervento, sì, naturalmente, ora lei ha messo varie cose, semmai ne parla poi Andrea, ma il rapporto con i poveri è un tema enorme, perché non c'è nessuna chiesa che è stata costruita intorno ai poveri. E questo era l'ideale di Francesco, ma Francesco è stato Francesco, sì. Ma anche lui è stato addomesticato completamente. Ne ho fatto un isolotto nella chiesa, va bene, ma la sua idea era proprio di costruire la chiesa a partire dal povero, quindi identificarlo e costruire tutto. Non esiste oggi, secondo me. Ecco, ci sono degli appelli da varie chiese, come quello appunto, ma una cosa, cioè essere la chiesa per i poveri, un'altra cosa essere chiesa dei poveri, è un mondo nuovo rispetto a quello che è stata fino ad oggi la storia della Chiesa, ma un mondo forse necessario, anzi probabilmente necessario, ma credo che siamo molto lontani da realizzare una Chiesa così. Sì, anch'io sulle prime affermazioni, appunto, su ogni punto si possono anche declinare diversamente le reazioni nelle diverse confessioni, perché appunto penso che il mondo classico, il mondo diciamo medievale, il mondo che diventa mondo moderno, magari nel quale vediamo magari maggiore influsso di idee protestanti piuttosto che cattoliche, ma questo è forse anche la nostra prospettiva 500 anni dopo, tutti e due i mondi, quello ortodosso in modo diverso, ma anch'esso, hanno dovuto fare i conti con l'emergere di un profilo personale diverso. Allora, la sottolineatura del personale, l'Eucaristia, guai se non è una grande esperienza personale, ma se è soltanto l'esperienza di individui, non è ancora Eucaristia. E questo non è il problema né per Lutero né per i padri tridentini, è il problema da quando le forme di vita sono quelle iperindividuali. E questo è frutto dell'ultimo secolo. Nell'ultimo secolo tutte le chiese, da un lato il problema della povertà, dall'altro il problema dell'individualismo, devono declinare le loro categorie in un mondo fatto così. Dove appunto il richiamo della comunità non è una comoda copertura del soggetto, ma è il luogo in cui il soggetto si riqualifica in quanto soggetto, proprio personale. E allora, in questo senso, pensiamo al travaglio cattolico di una cattura della messa
secondo logiche rigorosamente individualistiche. Sotto la copertura dell'oggettività della verità, il prete faceva il suo mestiere e il laico faceva il suo, quasi autonomamente. Come si fa a fare l'atto unico? Un'unica azione per tutti. Guardate, sono 50 anni che sbattiamo la testa in tutti gli angoli, perché appena provi non sei capace, perché abbiamo l'inerzia di un modello di 800 anni in cui da un lato la sostanza, dall'altro l'ordo, dall'altro la preghiera, ti porta sempre a fare l'esperienza individualissima, in tutta buona fede, ma ognuno per conto suo. Il ringraziamento, ancora oggi noi sentiamo dire che dopo la comunione bisogna ringraziare, come se non avessimo celebrato 20 minuti di preghiera eucaristica dove non si fa altro che ripetere il tema del rendere grazie, ma è ancora la parola del prete che tu vivi quasi in trance. Io sono convinto che se mettessimo, come dire, dei terminali elettrici, potremmo, come dire, provare che il 90% delle persone nella Chiesa è in trance. Sapete, la prova la si ha sempre quando in alcune formulazioni della preghiera eucaristica, quando il prete, se non è avvertito, dice per Cristo il nostro Signore, mezza assemblea dice Amen, pensando che sia il momento di dirlo. Non c'è scritto da nessuna parte, ma siccome si è in trance, si sente nostro Signore, Amen. Allora ci sono le tecniche presbiterali che dicono per Cristo il Signore nostro, basta invertire le parole e nessuno reagisce, come animali, diciamo così, no? Ma questo è l'effetto, come dire, l'onda lunga di una presenza assenza. Una presenza assenza. Siamo lì come se non fossimo lì. Allora, recuperare, ma per recuperare non basta soltanto la nuova disciplina del laico, ma una nuova interpretazione della presenza reale. In questo senso, io sono convinto che quando l'hanno formulata, transostanziazione è il tentativo di trovare un compromesso tra realismo e simbolismo. No, ci sono buone tracce, per cui nel 1200-1300, quando il termine si forma, Tommaso, per esempio, lo usa per tenere in equilibrio le logiche del realismo e le logiche del simbolismo. Transostanziazione nasce per custodire in modo equilibrato due elementi. Poi è stata usata in larga parte a vantaggio solo del realismo contro il simbolismo, ma quasi contro se stessa. E nella storia queste cose succedono in tempi anche molto più brevi. Immaginatevi, l'uso di questo termine è vecchio di 800 anni. Ed è servito a quasi tutto. A una cosa e anche al suo contrario. Oggi dobbiamo in qualche modo vederne un limite nel non salvaguardare l'integralità dell'esperienza. Vi dicevo prima, sotto le due specie. Se lo dici sotto le due specie, lo fai male, perché lo fai nella forma dell'intenzione. Mangiare tutti dello stesso pane e bere tutti lo stesso calice, questa è l'azione originaria, e lì anche il cattolico deve arrivare. No? Ed è prescritto che possa arrivarci. Tuttavia, la forma più economicamente, sanitariamente comoda è l'intenzione. Perché processione al pane, processione al calice è molto raro ed è la vera espressione verso cui andare. Perché dentro ha una logica del segno potentissima. Mangiamo tutti allo stesso pane e beviamo tutti allo stesso bicchiere. È una logica familiare, comunitaria, di fratelli e di figli, contro cui usiamo la rappresentazione, è corpo di Cristo, anche una sola specie, e dunque, ma passi dalla testa, non passi dal corpo. E non per reificare. Tu reifichi se passi solo con la testa. Se ci passi col corpo, non reifichi. Questa è la cosa interessante. Il corpo, in certi casi, è più fine della mente. Con la testa, se tu pensi solo il contenuto, finisci per reificare la presenza. E, per esempio, spezzi il sacramento dalla relazione ecclesiale e dalla relazione civile. Il povero diventa irrilevante. Ma anche il fratello di banco diventa irrilevante. Io avevo una zia, lontana zia, che diceva la prima cosa che faccio quando torno da messa è lavarmi le mani.
perché aveva toccato le mani di sconosciuti intorno al banco. Ecco, questo per dire un modello, come dire, di nobiltà di sentimenti, no? Maturati nella messa. Ma perché appunto la prossimità dell'altro la viviamo ancora come accessoria. Ognuno va a messa con la sua rotaia. Questo l'abbiamo costruito in secoli di spiritualità, letture teologiche, forme ecclesiali che hanno individualizzato, ma questo è il frutto soprattutto degli ultimi 2 o 3 secoli. No, qui le responsabilità non sono né medievali né strettamente tridentine, ma della recezione. E questo, e finisco, mi permette di dire un'altra cosa interessante, un po' provocatoria, ma insomma benevolmente provocatoria. Dire far la comunione all'unico pane spezzato piuttosto che sotto la specie del pane ha come conseguenza recuperare nel contesto delle pratiche ordinarie, non una volta all'anno a Natale a Pasqua, nelle pratiche ordinarie la sequenza rituale per cui il pane unico frazionato nutre l'assemblea. Non mi sembra che si chieda la luna, no? Beh, questo gesto, siccome noi da un lato pensiamo la presenza reale indipendentemente da azioni, la pensiamo in un attimo, e dunque il processo rituale che dal pane unico produce le particole con cui tutta l'assemblea si nutre per poter dire con Agostino: siate quel che vedete, ricevete quel che siete, che sono sé. In latino sono estote quod videtis, accipite quod estis. 3, 6 parole in cui logica della presenza sacramentale, logica della presenza ecclesiale, persona, chiesa, Cristo, sono dette in un circolo meraviglioso che noi di fatto telefoniamo avendo già le particole pre-particolarizzate, perché particola vuol dire frammento. Noi abbiamo i frammenti in anticipo rispetto all'intero. E guardate un po' come li facciamo i frammenti. Tondi, cioè piccoli interi. Non accettiamo che siano frammenti. La particola è solo un frammento che la pienezza ce l'ha in Cristo e nella Chiesa. Guardate, è un dettaglio, ma che parla. Noi riceviamo un intero piccolo piuttosto che un frammento. A volte commento questa cosa dicendo che in qualche parrocchia si distribuisce anche una parte dell'ostia magna frammentata, ma vedo che a volte i parroci affidano questo frammento informe, come ogni frammento è, perché se è frammento, se particola vuol dire frammento, vuol dire che non ha forma. Lo affidano ai viri probati, cioè si dà a persone che possono reggere il trauma di vedere nella mano un frammento, davvero frammento, e non un piccolo intero. Queste sono, come dire, cose basse, ma che parlano di cose molto alte. Queste sono le conseguenze di un certo tipo di assetto che ha funzionato fino al 1600, sostanzialmente, che è entrato in crisi tra 7 e 800 e che nel 900 ha cominciato a gridare vendetta. Il Concilio se ne è preso cura, oggi siamo a distanza e sul piano dei gesti, sul piano dei testi, abbiamo appena iniziato, abbiamo nuove preghiere eucaristiche con linguaggi diversi, abbiamo un, come dire, un bagaglio, un deposito di espressioni, di collette, di preghiere, di offerte, di post-comunio, che sono del V secolo, del X secolo, del XV secolo, e dunque portano dentro i linguaggi di una storia complessa. Né Enrico Mazza è responsabile di tutte le strutturazioni del rito, ma neanche Sant'Anselmo, di certe pallini, diciamo, del nostro modo di pensare. Un certo peso dato alla soddisfazione sul piano, come dire, della teoria della redenzione e anche del sacramento, in parte viene da lui, viene anche da molti altri, e non c'è solo quello nel Messale. Nel Messale c'è un po' di tutto, perché è stato costruito sulla base di una tradizione, ma aprendosi, e questa è la sfida più grande, aprendosi a una tradizione che, se è viva e sarà viva, i testi saprà comporli. Cioè, le preghiere eucaristiche non sono un genere chiuso,
Tanto è vero che nuove preghiere elaborate in Svizzera, sapete con questa tecnica molto cattolico-romana, scritta in tedesco, dal tedesco tradotta in latino e dal latino tradotta in tutte le altre lingue. Per dire il trionfo dell'universalismo cattolico che passa per il latino, ma quando l'originale è tedesco, il latino è lingua di traduzione, non è l'originale. No? Ma anche in questi passaggi, come dire, si addolciscono certi angoli, si rimette la cosa in sesto, in apparenza. Avete sentito nell'ultimo testo che Papa Francesco ha scritto, non Francesco d'Assisi, in questo caso è Francesco Papa, che si chiama Magnum Principium, ridice una ovvietà, che è una rivoluzione. Dice, noi, il latino ha parlato a un certo popolo, come le nuove lingue devono parlare ad altri popoli. Dire questo vuol dire che illudersi di tradurre letteralmente per stare nella tradizione è un pio desiderio che non si realizza mai. Anzi, determina traduzioni sbagliate, distorsioni, irrigidimenti inutili. Se vogliamo parlare francese, italiano o eschimese nella liturgia, dobbiamo farlo tenendo conto della diversa approccio al mondo che ogni lingua ha. Anche qui la differenza non deve spaventare, per cui mi rifugio nel latino, ma è luogo di nuova ricchezza, certo, nella quale dobbiamo farci le ossa, perché mentre in latino parliamo da 1500 anni e pensiamo, ci illudiamo di poter avere un rapporto garantito con la realtà, no, ce l'hai con la lingua, che di certe realtà non riesce a parlare, perché le nuove realtà le pensiamo nativamente in altre lingue, nessuno le pensa più in latino. Dante lo diceva già 700 anni fa, i bambini, non parlando più latino, la bella poesia la scopriamo e la scriviamo solo in volgare. Lo diceva 700 anni fa. Questo vale per la lingua della poesia, ma anche per la lingua della fede, per il modo di pregare, per il modo di celebrare. Noi cattolici ci siamo arrivati molto in ritardo rispetto ai fratelli protestanti e per questo spesso limitiamo non sulla lingua, ma per esempio sul canto. Perché avendo elaborato repertori di canto in tedesco da 500 anni in anticipo, sono molto più allenati di noi. Hanno, diciamo così, intuito e sviluppato una dimensione che l'italiano, il francese dei cattolici ha cominciato da 50 anni. In questo senso la reciproca frequentazione anche nell'aula della celebrazione vorrà dire ancora meglio imparare gli uni dagli altri, anche su questi aspetti che sono legati a come le tradizioni sviluppano un nuovo rapporto con la diversità. Su questo penso, non è, chiudo con questo, l'ospitalità eucaristica, la comunione eucaristica, non è qualcosa che ci possiamo permettere aggiungendolo, no? Ma è piuttosto la fonte di cui abbiamo bisogno per essere pienamente noi stessi, per essere pienamente valdese, pienamente cattolico, pienamente ortodosso. Oggi abbiamo bisogno di imparare da quello che hanno fatto altri e che è una parte che ci manca, diciamolo così, quasi un'esigenza originaria di pienezza, che impariamo dalla differenza. Allora, la sua domanda. Posso anch'io? Grazie. Io ho un grande rispetto, naturalmente parto da un grande rispetto per tutte le visioni e le interpretazioni, perché penso che proprio il rispetto della diversità sia una caratteristica fondamentale da avere ben presente. Però ho l'impressione che talvolta abbiamo una visione riduttiva dell'Eucaristia. E io almeno penso che il senso profondo dell'Eucaristia è che ci sia la comunione fra i fratelli e che continui poi nella strada e nella storia. Questo è un dato, secondo me, ineludibile. Quando due o tre di voi si ritroveranno nel mio nome, io lì sono con voi. Qual è quindi il senso profondo dell'Eucaristia? Io penso che sia anche il senso profondo sia anche il rendere grazie soprattutto della sororità e della fraternità.
amatevi come io vi ho amato. E poi noi preghiamo Padre nostro, non Padre mio, mi pare, no? Altra cosa, i giovani, che qui mi pare siano molto poco presenti, ho l'impressione che il nostro linguaggio e il nostro disquisire sia veramente poco comprensibile per le nuove generazioni. E il discorso sul tema del linguaggio sicuramente è importante e poi naturalmente tema prioritario, ce lo ricordava anche Don Gallo passando da Brescia, che non è tanto importante che siamo credenti ma che siamo credibili, e questo è l'elemento sicuramente unificante. Infine un auspicio, io penso che al di là di tutto dobbiamo veramente ripensare il ruolo della mediazione del sacro. Mi sembra che il mondo sia andato oltre. Grazie. Sì. Vangelo di Giovanni, lavanda dei piedi, è già una crisi del rito già nel primo secolo, è invece complementare rispetto alla cena, o è un'altra modalità altrettanto valida rispetto alla cena del Signore? La lavanda dei piedi in Giovanni, cioè se ignorando Giovanni l'istituzione... Ma io vorrei portare forse la discussione a un tono più basso e più concreto, e vorrei porre un problema. Cioè mi sembra, faccio una premessa, onestamente mi sembra che l'ospitalità eucaristica sia un problema più cattolico che non protestante, perché nelle chiese protestanti l'ospitalità eucaristica già c'è. Non so se durante questa discussione questo è stato, cioè, abbastanza chiaro. E da qui deriva un problema di sofferenza per molte coppie, per esempio per le coppie miste. Allora la mia domanda è una domanda: a che punto, mi rivolgo alla Chiesa Cattolica, perché ripeto, la Chiesa Protestante questo problema non c'è. Il partner di altra religione è accolto alla Santa Cena, alla Cena del Signore, più correttamente. Quindi mi chiedo a che punto siamo, almeno su che auspici possiamo avere e pensare su questo problema. Grazie. Corrado. Domanda brevissima. Durante l'Eucaristia, proprio l'elevazione, non è un invito a cena, come diceva, non è un invito a cena fatto personalmente a me, ma è fatta a tutta la comunità. Perché non cominciare da un piccolo cosa che voi protestanti già fate, di stare tutti in piedi e non di isolarsi? Perché di solito il cristiano cattolico si inginocchia e si isola, si mette dentro una capsula e lì vive il suo rapporto singolarmente e individualmente. Perché non introdurre infatti il tenersi per mano, è la cena del Signore, siamo tutti insieme, non individualizziamo. Secondo me è un piccolo segno già di capire che non è una cosa, un invito personale che mi hanno fatto a cena, ma è tutto un popolo. Grazie. Quante persone? Una, due, poi ci sono ancora altre domande? Allora le raccogliamo. Deduco che l'Eucaristia è il fondamento della sinodalità di cui si sta parlando adesso. Mi collego un po' a quello che ha detto, non so il nome comunque, un amico di lì. L'Eucaristia non ha la sua sostanza, il suo fondamento nel farla, abbiamo detto, non la fa il prete, ma la fanno i partecipanti. Allora, non è questa la sostanza dell'Eucaristia. Ricca diceva all'inizio, io non avevo mai riflettuto abbastanza su questo, che Gesù accoglie tutti, accoglie Giuda, accoglie Pietro che poi l'avrebbe tradito, accoglie gli altri che lo lasceranno, eccetera.
E però ha aggiunto che fare memoria vuol dire fare memoria di Gesù, di quello che ha detto e che ha fatto. Allora l'Eucarestia non dovrebbe essere tra noi dichiarare, volere un'intenzione di amore, di aiuto, di tolleranza, eccetera. E vado più in là, perché io volevo fare forse un intervento problematico, ma un po' più sfumato. Ma se sento dire da un teologo intelligente, chiaro e cattolico che il 90% probabilmente va in trans, qualche volta veniva anche a me di pensarlo, ma pensavo di essere cattivo. E invece forse è così. Allora io mi chiedo, e poniamocela questa domanda brutalmente, ma c'è Eucaristia? Perché se no è il rito. E allora in questo senso io dico, con tutte le gradualità necessarie, con tutto il rispetto per tutti, ma non è ora anche di smantellare qualcosa, perché se no non... sarà ben difficile, o facciamo un accordo diplomatico fra noi, oppure non ci intendiamo, perché non sappiamo cos'è l'Eucaristia. Finisco subito, capisco le 40 ore, l'ostensorio, eccetera, io ho un fratello sacramentino, però credo che sia assolutamente inutile questa cosa, per me non esiste dopo. È solo quando ce lo dividiamo fra noi il pane che ha senso la cosa, dopo non ha nessun senso. E se non cominciamo a smantellare queste cose abbiamo sempre il vitello d'oro. Grazie. Diamo già un po' di risposte, allora. Comincio io, ci alterniamo. Dunque, da un lato direi, parto magari dalla domanda più, quella su Giovanni, dunque, la lavanda dei piedi, la mancanza dell'atto istitutivo, formale, così come ce l'aspetteremo e come lo troviamo negli altri tre sinottici in Paolo, in Giovanni, secondo una lettura, una bella lettura di Léon Dufour, che è una delle più belle, forse un po' troppo costruita, ma insomma, Giovanni attesterebbe un'altra tradizione di annuncio della Pasqua, che sarebbe la tradizione appunto non priva di riferimenti al culto, evidentemente, ma che punta piuttosto sul valore del discorso e dell'atto diretto di testimonianza ecclesiale, esistenziale. Léon Dufour dice, i sinottici e Paolo ci lasciano una tradizione che ha nell'atto della cena al suo centro, Giovanni passa per un'altra via, che è presente anche nelle altre tradizioni, per esempio in Luca, quando cita il primo calice, che è in qualche modo in anticipo rispetto alla sequenza che conosciamo secondo Marco e Matteo. Questo crea, diciamo, all'interno stesso delle prime testimonianze, non direi una via alternativa, ma una tensione interna che corrisponde anche un po' alle esigenze che sentivamo negli ultimi discorsi. E cioè, da un lato c'è una tradizione cultuale, dall'altro c'è una tradizione esistenziale. Ora, a mio avviso, appunto su questo io porto la mia povera esperienza e piccola testimonianza, queste due tradizioni in tutte le esperienze ecclesiali devono trovare un loro equilibrio interno, che può essere diverso. E possono essere tradizioni molto più ieratico, sommo sacerdotali, e altre tradizioni invece molto più esistenziali e anche molto meno strutturate. E non parlo soltanto dell'Occidente, anche nel rapporto tra Oriente, tra tradizioni orientali, ci sono differenze di questo tipo. E questo, secondo me, va affrontato con la stessa logica che ho citato qui, cioè
attenzione a non confondere semplicemente la sovrastruttura cultuale o il grande impegno esistenziale come la smentita della tradizione. Io non dico, appunto, ma poi qui siamo tutti liberi di fare le nostre affermazioni, io non direi mai, dal punto di vista della mia tradizione, non riesco a capire come possa esserci presenza reale al di là della celebrazione, perché questo lo capisco. Penso di aver capito che c'è una centralità dell'azione rituale comunitaria che, come diceva già Paolo VI, lo diceva da Papa e dunque con tutto l'arrotondamento necessario, l'adorazione eucaristica la possiamo vivere, concepire solo se la manteniamo come la continuazione della celebrazione e la preparazione alla celebrazione. Cioè recuperare, e questo è già molto nella tradizione cristiana degli anni 60, che la centralità non è del tabernacolo ma dell'altare del lambone. Guardate che questo, architettonicamente, noi abbiamo costruito le chiese per 400 anni in modo contraddittorio. Sapete che Trento, una delle operazioni più pesanti che fa di orientamento alla tradizione, è costringe a costruire le chiese con il tabernacolo sopra l'altare maggiore. Questo cambia da una svolta a una tradizione che prima non era così e che da dopo lo diventa, e noi dobbiamo tenerne conto, anche quando ci riorientiamo a una centralità dell'altare e dell'ambone. E questo ci rende oggi capaci di progettare chiese non più concepite secondo la logica tridentina, ma in questo siamo, come dire, tentennanti, non così sicuri, perché appunto dobbiamo reinventarci una tradizione che avevamo perduto per molti secoli e la dobbiamo recuperare non semplicemente in conflitto con la precedente, ma come logica capace di dare forza di fede, alimentare la speranza, far vivere la preghiera. E questo è una grande scommessa, perché non è immediato. Allora, su questo, la fatica di questo passaggio è la fatica di chi deve onorare un originario diverso rispetto a quello a cui è stato abituato. Se qualcuno appunto resta colpito, io ho detto 90%, parlando di un'assemblea media, assunta in quel punto, perché non avrei detto 90% se avessi parlato di liturgia della parola. Nella liturgia della parola il tipo di presenza, il tipo di coinvolgimento è salito rispetto al 90%. Voglio dire, un 50% di partecipazione alla liturgia della parola è garantito. Nella liturgia eucaristica sono convinto che quello che ho sparato, come una percentuale non basata su dati sociologici, corrisponde al regime affettivo, diciamo così. Il regime affettivo non partecipa dell'azione rituale comune. Continua a alimentarsi su percorsi che in trance possono essere il repertorio che vedevo nella mia bisnonna, che aveva appunto un repertorio alternativo al prete dall'inizio alla fine della messa. Era nata nelle Marche, ex stato pontificio, aveva un repertorio assolutamente accurato, devoto, spirituale, in cui il prete diceva messa là e lei diceva messa qua, nel senso che non diceva messa, ma faceva una serie di preghiere parallele. E questo è durato 800 anni, nella nostra tradizione, ha il peso di un'inerzia di 800 anni, e la parola chiara che la cambia è solo del 63, e i riti che quella parola ha determinato sono del 70, quindi capite, del 70 vuol dire ce li ricordiamo noi, e dunque noi siamo già stati formati a una chiesa diversa. E dunque siamo entrati faticosamente in questa nuova possibilità. Ora, in questi passaggi bisogna mantenere la lungimiranza frequentando le differenze. Lungimiranza vuol dire bisogna guardare lontano, non fermarsi all'immediato e costruire possibilità di preghiera, di esperienza spirituale, di relazione extraecclesiale alimentati dalle nostre forme rituali attuali, che non sono assolute, ma sono già un principio di grande novità. Sì, vado a stringere sulle altre domande. I problemi sono certamente soprattutto dei cattolici, dal punto di vista, vorrei dire così, dal punto di vista cattolico il problema è un problema formale e un problema anche sostanziale.
Nelle chiese, diremo così, di altra tradizione in Occidente, formalmente il problema è minore, anzi a volte non si pone neppure, il confronto con l'altro però è altrettanto impegnativo, nel senso che assumere l'altro come ospite e dunque come ospitato dallo stesso Signore nella tua assemblea, a partire dalla sua tradizione, mette ogni tradizione in questione radicalmente con se stessa, cioè deve fare i conti con una storia e assumerne elementi di diversità di fronte ai quali fa fatica. Ma questa fatica penso che sia promettente, sia efficace, sia capace di ritrovare un equilibrio, come dire, più profondo. Su questo piano noi abbiamo totalmente dimenticato l'importanza della liturgia della parola e lentamente la stiamo recuperando. Probabilmente nella tradizione protestante o evangelica il recupero di forme di preghiera al di là delle strette parole della consacrazione, quindi quello che noi chiamiamo le parole del Signore su pane e vino con la comunione, sono appunto un ambito nel quale ci sono movimenti di riscoperta. Per dire così, ognuno riscopre qualcosa a cui aveva rinunciato, anche per buoni motivi, e che oggi scopre di averne molto più bisogno di quanto non pensasse prima. Finisco. Potrebbe darsi che la direzione verso cui ci muoviamo è anche quella che è stata chiamata di smobilitazione o comunque di destrutturazione. Sicuramente la tradizione cattolica ha elementi di ipertrofia rituale chiarissimi, che già il Vaticano II ha provveduto a indirizzare a una rilettura più semplice. La nobile semplicità a cui siamo però chiamati ha voluto dire, per esempio, costruire un rito della parola molto più grande di prima, per cui una sorta di dimagrimento sul piano delle forme rituali, per esempio delle preghiere che diceva il prete da solo, che ne sono rimaste ben poche, ha corrisposto a un ingrassamento molto cospicuo del lezionario. Questo appunto, visto da fuori, significa poco, in realtà significa cambiare le priorità, far alimentare l'esperienza cattolica piuttosto da una sovrabbondanza di parola che non da una sovrabbondanza di cerimonie in parte fine a se stesse. E questo è un percorso che abbiamo già iniziato, è iniziato solo da 50 anni, bisogna avere la pazienza che si radichi e trovi la forza per andare oltre, per certi versi semplificarsi ancora di più e per altri versi arricchirsi di cose nuove. Di recente, ma per dirvi soltanto una cosa, sono stato interpellato su una questione, c'è il numero di una rivista che si va costruendo sul darsi la morte, sul suicidio, nella nostra società, nelle varie... Che cosa ha da dire la tradizione liturgica sul suicidio? Niente, nel senso che la forma normale era di dire si accomodi altrove. Una chiesa che pensa in modo diverso il rapporto con la morte è costretta a rivedere anche il proprio repertorio nel modo di pregare, nel modo di accogliere le persone, nel modo di consolare chi rimane e pensare il destino di chi non c'è più. Questo ha bisogno di atti creativi quasi totalmente nuovi, perché la tradizione di questo non ha detto nulla, perché le forme di vita erano totalmente diverse. Non che non ci fosse già prima di noi disperazione, abbandono, ma la risposta in termini di soppressione di sé era incomparabilmente diversa, sia nel senso del disperazione esistenziale, sia nel senso del non sottoporsi alle cure. Allora, questi sono mondi nei quali la presa di parola liturgica comunitaria ha bisogno di nuova esperienza, anche rituale, di creare luoghi in cui il commiato avvenga anche in queste condizioni. E su questo, appunto, non basta smobilitare, bisogna anche rimobilitare le sensibilità, i discorsi, i repertori, le prese di parola, secondo le esigenze di un mondo che non è più quello di prima. Eh?
faccio. Qual era il discorso? No, rispondi. No, non ho capito. Sì, sì. Dunque, ecco, rapidamente, io trovo che però il linguaggio dell'Eucaristia è semplicissimo. Quello che bisogna fare è attenersi al linguaggio di Gesù. Stop. Non c'è altro da dire. E tutte le parole in più sono di troppo. E quindi la disciplina raccomandata qui è una ascesi verbale che sfocia nel dire: Gesù ha detto queste parole, noi le riceviamo nella fede, non le commentiamo, ciascuno le ascolta nella sua coscienza, Gesù non le ha spiegate, non sarò io a spiegarle, l'Apostolo Paolo non le ha spiegate, nessun teologo dei primi secoli le ha spiegate. Allora credo che questo ci dà una meravigliosa libertà. Una meravigliosa libertà. E nello stesso te che si sposa con una assoluta fedeltà. Qui fedeltà e libertà si danno la mano. Ecco. Certamente ho sentito forse il primo intervento che parlava della fraternità. Credo che questo sia una dimensione costitutiva della cena, proprio perché è un atto di comunione, è una mensa. E come si può pensare a una mensa condivisa dove non c'è neanche la possibilità di esprimere la fraternità? Effettivamente qualcuno menzionava il fatto che il modo di celebrare dovrebbe essere quantomeno comunitario, cioè bisognerebbe che almeno a gruppi si fosse insieme a ricevere il pane e il vino. Questo nulla lo vieterebbe, ecco, idealmente appunto seduti allo stesso tavolo, ecco, e questo tavolo è l'altare, è il tavolo della cena e non ci si siede, ma ci si dà la mano e, appunto, con questo gesto elementare della fraternità, ma almeno questo, non ricevere isolatamente il pane e il vino, ma insieme ad altri fratelli, mi sembrerebbe il minimo che si possa fare per esprimere questa fraternità. Riguardo alla domanda molto bella, molto interessante, importante, sulla lavanda dei piedi, ci sono delle chiese, in modo particolare la chiesa avventista, che celebra sempre la lavanda dei piedi prima di celebrare l'Eucaristia, cioè sono due momenti di una stessa cerimonia. E questo è certamente una possibilità. C'è chi ha sostenuto che la lavanda dei piedi è il sacramento, l'ottavo, il terzo, insomma non facciamo i numeri, cioè è certamente un sacramento che Gesù ha istituito, ma che la Chiesa in generale non ha conservato, tranne poche comunità. E qui ci sarebbe da riflettere perché
problemi pratici forse, non lo so, comunque è un deficit, perché Gesù dice: vi ho dato un esempio affinché voi facciate altrimenti. Ma sul significato può darsi che effettivamente, come forse è stato suggerito o comunque ipotizzato, fosse un po' in alternativa all'Eucaristia, nel senso che nel momento in cui verso la fine del primo secolo la Chiesa cominciava a dire: se vuoi essere in comunione con Gesù devi partecipare all'Eucaristia, allora l'altra tendenza dice invece no, se vuoi essere in comunione con Gesù lava i piedi al tuo fratello. Cioè l'idea che Gesù, ecco la domanda che è stata posta sul significato della morte sacrificale o non sacrificale di Gesù. Gesù è stato servo, ecco, la lavanda dei piedi è il sacramento del servo, perché come sapete in quel secolo erano gli schiavi che lavavano i piedi, quindi è proprio il sacramento di Gesù servo, ecco, cioè la diaconia. La diaconia è il luogo in cui tu non sei mai così unito a Cristo come quando lavi, come quando ti fai diacono e lavi i piedi del tuo fratello. È una lettura che ha tutto il suo significato e che potrebbe anche essere quella giusta. Riguardo a altre, alla domanda sulle coppie miste, come? Sì. La comunità riferisce. Tu rispondi e la comunità riferisce. Ah, se n'è andata? Sì. È il solito compromesso a basso tasso di spiritualità, di verità, perché si concede, o meglio, si autorizza un parroco o un vescovo, che poi autorizza il parroco, là dove c'è una coppia mista, alla celebrazione, alla partecipazione, cioè è possibile le coppie miste secondo gli accordi più recenti. Anche nel nostro accordo noi abbiamo fatto tra la tavola, la Chiesa Valdese e la CEI, abbiamo fatto un accordo sui matrimoni misti che è buono, è bello, nei limiti del codice di diritto canonico, nei limiti consentiti però, e lì c'è la raccomandazione, naturalmente, perché non può essere una disposizione, la disposizione può venire solo dall'autorità episcopale, però c'è la raccomandazione, ecco, il punto non è quello, perché è sempre l'eccezione che conferma la regola. D'accordo, nella coppia mista si soffre di più perché c'è l'unione coniugale che viene spezzata dal sacramento, cioè è un paradosso nei paradossi, cioè è proprio una cosa allucinante se uno ci pensa, no? Cioè, la Chiesa divide ciò che unisce, insomma una cosa spaventosa, cioè la contraddizione è piena, però appunto allora eccezionalmente, ma questo non va bene, bisogna andare oltre, ecco.
Che cos'è l'Eucaristia? Io non lo so. E io credo che è meglio non saperlo. Anzi, credo che sia il modo corretto di celebrare l'Eucaristia non sapere che cosa sia. Ma c'è un invito di Gesù, esplicito, ci sono delle parole chiarissime o, se volete, oscurissime, comunque, che tutti possono capire. C'è il pane, il vino, cioè i simboli della vita, nel senso più elementare, ma anche più essenziale, che possiamo immaginare. Ma che cos'è? Io credo che sicuramente nessuno dei discepoli ha capito nulla di quello che accadeva, e noi non siamo molto in una situazione molto migliore. E c'è, termino dicendo, citando a memoria, una frase di Calvino, Giovanni Calvino, non lo scrittore, il riformatore, il quale dice più o meno così: quando celebro, cioè partecipo alla cena, vivo qualche cosa che non riesco a tradurre in parole. Ecco, cioè c'è una ineffabilità dell'esperienza della cena che nasceva anche un po' dal primo intervento, quello che diceva che quando aveva il corpo in bocca lo lasciava sciogliere per non masticarlo, non so, ma per, ecco, esprimeva forse l'inesprimibile, cercava di dire quello che non si può dire. Che cosa accade veramente? Io credo che il modo migliore per celebrare la cena sia di non sapere che cosa sia, ma di ubbidire all'invito di Gesù. Grazie. Grazie ai nostri due amici carissimi che si sono proprio profusi in questo tempo. E sulla locandina c'è scritto a questo punto conclusioni. Ma io mi sono, ma veramente noi vogliamo concludere o invece vogliamo iniziare un cammino, aprirci a un futuro? E allora su questa idea mi sono molto interrogata, cosa dire, quali parole poter custodire, tenere per noi. A me è sembrato, questo è il mio pensiero, non lo so se è il vostro, che le parole più corrette forse, dopo tutto questo tempo che abbiamo trascorso insieme, molto in sintonia e vicine, possono essere le parole di Don Luigi Verdi, responsabile della Fraternità di Romena. E sono precisamente queste: coltiva e custodisci. Coltiva e custodisci la tenerezza che sempre sa cogliere la fragilità di ciò che esiste e svela la sorprendente freschezza della vita. Coltiva e custodisci il coraggio di fare col poco che hai, estraendo con pazienza anche dai tuoi fiori più amari cera e miele. Coltiva e custodisci lo spirito, la quiete, la forza e il cammino indicato dal balzo del cuore. Adesso non ci lasciamo ancora, se volete,
possiamo ringraziare i nostri amici con un piccolissimo aperitivo di là. Grazie.